Ciao bambine e bambini! Quest'anno, studiando storia, conosceremo popoli straordinari. Viaggeremo nel tempo e scopriremo antiche civiltà meravigliose. Come prima cosa, guarda dietro di me. Campi ricchi di canali, contadini al lavoro e proprio in fondo, una città. Chissà perché le prime civiltà si svilupparono lungo i fiumi. Incomincia tu a trovare qualche risposta. Ed ora incominciamo a prendere confidenza con le carte geostoriche. Che parola difficile! Cos'è una carta geostorica? Guardiamola con attenzione. Sulla carta sono rappresentate le quattro regioni della Terra, dove a partire da 6.000 anni fa sorsero le prime grandi civiltà. Esse si trovavano in Egitto, in Mesopotamia, in India e in Cina. Ecco svelato l'enigma. La carta geostorica unisce informazioni geografiche e storiche. Come vedi, queste zone erano molto lontane una dall'altra e i popoli che ci vivevano erano diversi tra loro. Nonostante ciò, gli storici pensano che questi popoli avessero alcune caratteristiche in comune, come ad esempio il modo in cui controllavano le acque dei fiumi in piena. Ed ora proviamo a collocare queste civiltà su una linea del tempo. Grazie alla scrittura, gli uomini poterono raccontare la loro storia. Perciò questa invenzione segna il passaggio dalla preistoria alla storia. In passato ogni popolo aveva un proprio calendario e iniziava a contare gli anni da un evento particolare della propria storia. Per esempio, gli antichi egizi contavano gli anni a partire dalla nascita del faraone, il loro re. Alla sua morte ricominciavano da capo. Come abbiamo visto, il punto di riferimento della nostra cultura è l'anno della nascita di Cristo. Le linee del tempo qui sotto ti consentono di visualizzare con un colpo d'occhio la durata delle civiltà, che imparerai a conoscere. Guardale con attenzione e cerca di memorizzarle. Come già abbiamo visto, queste grandi civiltà hanno una caratteristica in comune: impararono a controllare le acque dei fiumi. Approfondiamo questo argomento. Le grandi pianure attraversate dai fiumi erano molto fertili, ma richiedevano lavori difficili e faticosi da parte dei contadini. Almeno una volta all'anno, i fiumi straripavano e spesso le alluvioni avevano effetti disastrosi. La forza dell'acqua travolgeva i villaggi e distruggeva i raccolti. Per risolvere questi problemi, gli uomini scavarono canali, bacini e innalzarono argini. Inventarono così un sistema particolare, l'irrigazione continua dei campi. Era una tecnica agricola nuova che permetteva il controllo delle inondazioni e dava la possibilità di portare l'acqua del fiume anche nei terreni più aridi, lontani dalle sue rive. Questo modo di coltivare i campi favorì un maggior benessere, perché i terreni divennero più produttivi e i raccolti sicuri e abbondanti. Aumentò così anche la popolazione, perché tutti erano meglio nutriti. Per oggi fermiamoci qui. Ci vediamo la prossima volta per incominciare a conoscere il grande popolo dei Sumeri. La civiltà dei Sumeri si sviluppò verso il 4000 avanti Cristo nella vasta pianura del sud della Mesopotamia, limitata a est dai monti Zagros e attraversata dai fiumi Tigri ed Eufrate, che sfociano nel Golfo Persico. L'antica parola greca Mesopotamia significa infatti in mezzo ai fiumi. Fu proprio in questa zona che un popolo nomade si stanziò e costruì villaggi e alcune grandi città, tra cui Nippur, Uruk, Ur e Lagash. La regione prese il nome di Sumer, che significa paese coltivato, e i suoi abitanti vennero chiamati Sumeri. Lungo le rive del Tigri e dell'Eufrate c'erano paludi e crescevano canneti, palmeti e boschi di pioppi. Qui i terreni erano fertili e venivano coltivati. Dove la vegetazione finiva, si estendeva il deserto. Sui monti a est c'erano foreste di pini e querce. Molti erano gli animali selvatici: leoni, sciacalli, pantere, elefanti, struzzi e rinoceronti. Nei fiumi e negli stagni vivevano anatre, pescigatto, carpe, granchi e tartarughe. Il clima era arido e caldo vicino al mare e in pianura,
mentre sui monti faceva freddo e pioveva molto durante l'inverno. La civiltà dei Sumeri si sviluppò e durò fino al 2000 avanti Cristo circa, quando il popolo nomade dei Babilonesi conquistò alcune città sumere e si stanziò in quelle terre. I Sumeri vivevano in villaggi e in città lungo le rive dei fiumi. I contadini coltivavano la fertile pianura. Avevano costruito una fitta rete di canali e di pozzi per irrigare le terre aride, piccole e semplici dighe per regolare il flusso dell'acqua nei canali. Nei campi coltivati producevano cereali come frumento e orzo. Per mangiarli li trasformavano in farina e producevano focacce e farinate. Coltivavano anche ortaggi come cipolle e cetrioli, legumi come lenticchie, piselli e fave, piante del lino e della canapa per produrre fili da tessere in stoffe, molte piante da frutto come le palme da dattero, fichi, meli, melograni, mandorli, noci, peri e albicocchi. I Sumeri si dedicavano anche all'allevamento degli animali per il latte e la carne. Allevavano bovini, asini, pecore, capre e maiali. Per primi utilizzarono i buoi per tirare l'aratro. Usavano attrezzi da lavoro come falci, zappe e aratri, costruiti di solito in legno e in pietra, molto raramente in metallo. I Sumeri erano abili artigiani e le città erano ricche di botteghe dove si potevano trovare stoffe di lana, abiti, ceramiche e oggetti d'uso quotidiano. I Sumeri, inoltre, sapevano lavorare i metalli. Conoscevano il rame e lo stagno e impararono a fonderli insieme per ricavarne il bronzo, un metallo molto resistente. Con il bronzo realizzavano utensili agricoli, armi e altri oggetti. Gli artigiani intagliavano anche le pietre dure, come i lapislazzuli, per produrre raffinati gioielli e statuette. I Sumeri barattavano con altri popoli una parte dei propri prodotti agricoli e manufatti artigianali, in cambio di materie prime rare in Mesopotamia, come i metalli e il legname. Gli scambi commerciali avvenivano con i popoli che abitavano le terre dove oggi si trovano il Libano, l'Egitto, l'India e l'Afghanistan. I Sumeri trasportavano le loro merci su piccole imbarcazioni a vela e navigavano lungo il corso dei fiumi raggiungendo il mare aperto. Per il trasporto terrestre usavano invece i carri che si muovevano su ruote. Secondo gli storici, furono proprio i Sumeri a inventare i primi veicoli a ruote. Fin dai tempi più antichi, i vasai usavano la ruota per modellare l'argilla. I Sumeri utilizzarono la ruota anche per far muovere i carri. La ruota sumera era piena e formata da due semicerchi di legno uniti tra loro da assicelle. Quattro ruote venivano poi fissate al carro. L'uso della ruota e del carro rivoluzionò il sistema dei trasporti e facilitò i contatti tra popoli diversi. Inoltre favorì il commercio, poiché sui carri era possibile caricare merci molto più pesanti di quelle trasportate in groppa agli animali. I Sumeri inventarono anche i mattoni d'argilla, con i quali costruivano le abitazioni. La tecnica di preparazione di questo materiale da costruzione era molto semplice. Impastavano l'argilla con acqua e paglia, versavano l'impasto in stampi e poi lo lasciavano seccare al sole. Nella terra di Sumer sorgevano alcune città tra cui Ur, Lagash, Nippur e Uruk, che era la più importante. Ognuna formava uno stato perché era indipendente dalle altre ed era governata dal proprio re. Inoltre aveva un esercito e leggi proprie. Gli storici hanno definito città-stato questo tipo di città. Le città-stato erano spesso in lotta tra loro, ma avevano buoni rapporti commerciali con altri popoli. Ogni città era autosufficiente, perché al di fuori delle mura si estendeva un vasto territorio con campi coltivati e pascoli. Gli archeologi hanno scoperto che Uruk era circondata da imponenti mura difensive, lunghe quasi 10 km, e aveva più di 50.000 abitanti. Per quei tempi era una città davvero grande. Al centro di ogni città sumera c'era una grande e altissima costruzione in mattoni, la Ziggurat. Essa comprendeva sia il tempio, posto in cima, sia i magazzini per conservare le scorte di cibo. Le Ziggurat erano quindi il centro religioso ed economico delle città. La città era governata da un re chiamato Lugal, cioè Grande Uomo. Il re era a capo dell'esercito ed era anche il giudice supremo.
I sacerdoti erano le persone più potenti dopo il re e lo aiutavano ad amministrare la città. Celebravano i riti religiosi, conoscevano le tecniche per coltivare i campi ed erano esperti di medicina e di astronomia. C'erano poi gli scribi, che erano le uniche persone che sapevano scrivere, e i soldati. Gli artigiani, i commercianti, i contadini e i pastori formavano il popolo ed erano obbligati a versare i tributi. Infine esistevano gli schiavi, per lo più prigionieri di guerra, che avevano perso ogni libertà e svolgevano i lavori più faticosi. Le donne sumere venivano educate fin da bambine a badare alla casa e ai membri della famiglia. Tuttavia, potevano anche acquisire conoscenze utili per intraprendere veri e propri mestieri. Inoltre, nella società sumera c'erano donne che sapevano leggere e scrivere, al pari di veri e propri scribi professionisti. Fu proprio una donna, la sacerdotessa Eneduan, la prima persona nella storia dell'umanità a scrivere poesie. I sumeri erano politeisti, cioè credevano nell'esistenza di molti dei. Le persone cercavano di ottenere il loro favore con riti e preghiere. I sacerdoti erano molto importanti, perché avevano il compito di indicare agli uomini la volontà degli dei. Gli dei più importanti erano legati alle grandi forze della natura. Ogni città aveva un dio protettore. Gli abitanti di Nippur, per esempio, dedicarono il loro tempio al dio Enlil, il dio del vento, divinità molto potente che poteva scatenare una tempesta e rovinare i raccolti. Altre città erano invece protette dal dio Anu, il cielo infinito. Altre ancora da Enki, dio dell'acqua. Molto venerata era anche Inanna, dea dell'amore e della fertilità. Il luogo principale di preghiera era il tempio, dove gli dei venivano rappresentati in forma umana, oppure sotto forma di animale. Alle divinità venivano sacrificati buoi e capre, oppure venivano offerti cibo e birra. I sumeri non inventarono solo la ruota e i mattoni, idearono anche la prima forma di scrittura. Questa invenzione nacque da necessità pratiche. I sacerdoti dovevano tenere il conto dei tributi versati dai sudditi, cioè dei prodotti che i contadini portavano al tempio. Siccome non potevano ricordarseli a memoria, cominciarono a incidere dei segni particolari su tavolette di argilla umida. La cannuccia usata per incidere l'argilla aveva la punta a forma di cuneo, cioè di triangolo. Per questo, la scrittura dei sumeri viene detta cuneiforme. Coloro che si specializzavano nella scrittura erano chiamati scribi. Imparare a leggere e a scrivere richiedeva molti anni di studio, e solo poche persone potevano permettersi di frequentare le scuole. I sacerdoti sumeri, dalle terrazze della Ziggurat, osservavano il cielo e le stelle, perché credevano che gli astri influenzassero la vita umana. Nacque così l'astronomia, che è la scienza che studia il cielo, le stelle e i pianeti. Grazie all'osservazione e allo studio del cielo, i sumeri realizzarono il primo calendario della storia. Anche l'aritmetica e la geometria progredirono, perché erano indispensabili per misurare i campi, contare le greggi e pesare i raccolti. Prima di concludere, una curiosità. Quella che vedete nella foto è la mappa della città di Nippur. Siamo di fronte ad una delle rappresentazioni cartografiche più antiche al mondo. Bambine e bambini, abbiamo conosciuto la prima grande civiltà della storia. Spero che l'abbiate trovata interessante. Ricordatevi che ci sono ancora moltissime cose da scoprire sui Sumeri. Quello che abbiamo fatto noi è solo un piccolo assaggio di questa grande civiltà che ha segnato la storia dell'umanità. Ci vediamo alla prossima puntata in compagnia dei babilonesi. A presto! Ciao, bentornati! Dopo aver studiato la storia dei Sumeri, oggi conosceremo un altro popolo che ha vissuto in Mesopotamia, i babilonesi. E allora mettetevi comodi e partiamo per questo nostro nuovo viaggio. Attorno al 2000 avanti Cristo, il territorio di Sumer fu invaso da un popolo nomade proveniente da est. Lentamente tutte le città sumere, che erano già indebolite da anni di lotte, furono sottomesse e persero la loro indipendenza. Con il tempo, gli invasori abbandonarono la vita nomade,
e si stabilirono definitivamente in quelle terre, mescolandosi con gli abitanti della regione. Ebbe così origine la civiltà dei Babilonesi, così chiamati dal nome della loro capitale, Babilonia. Nel 1792 avanti Cristo, il re Hammurabi riunì tutti i territori conquistati in un impero. Le città babilonesi furono abbattute da popoli nemici e ricostruite più volte, fino a quando nel 550 avanti Cristo, i persiani distrussero definitivamente l'impero babilonese. In questo lungo periodo, la civiltà babilonese visse due epoche di grande splendore, la prima durante il regno di Hammurabi, 1792-1750 avanti Cristo, la seconda al tempo del re Nabucodonosor II, 605-562 avanti Cristo. I babilonesi impararono dai Sumeri a controllare le acque dei fiumi, costruirono canali, grazie ai quali irrigarono campi e pascoli. Furono abili artigiani, esperti soprattutto nella lavorazione dell'oro, nella produzione di manufatti in ceramica e nella costruzione di attrezzi da lavoro. I babilonesi svilupparono i commerci fra le varie città della Mesopotamia. Attraverso i fiumi raggiungevano il mare aperto e navigavano per scambiare le merci con altri popoli. Per primi utilizzarono una specie di moneta. Effettuavano infatti gli scambi delle merci, oltre che con il baratto, anche con oro e argento. A capo della società babilonese c'era il re. Egli possedeva tutte le terre ed era anche il più importante dei sacerdoti. Al di sotto del re c'erano gli uomini liberi, che godevano di molti privilegi, erano proprietari terrieri, sacerdoti, scribi, funzionari dell'esercito e commercianti. Alle dipendenze degli uomini liberi c'erano gli artigiani e i contadini, che erano semiliberi. Poi vi erano gli schiavi, che non avevano diritti. Erano prigionieri di guerra che avevano perso la libertà. Osservando il cielo dall'alto della Zikkurat, i sacerdoti fecero le prime scoperte astronomiche. Impararono a distinguere le stelle dai pianeti, studiarono le costellazioni, approfondirono gli studi delle eclissi. Osservando le fasi della luna, crescente, piena, calante e nuova, i babilonesi adottarono un calendario lunare. Il mese iniziava con la comparsa del primo quarto di luna. Le quattro fasi della luna, che durano circa 7 giorni ciascuna, ispirarono l'idea di dividere il tempo in settimane. La somma di 4 settimane costituiva il mese. I 12 mesi formavano un anno. I babilonesi furono dei grandi matematici. Effettuavano calcoli complessi, erano in grado di misurare gli angoli e sapevano calcolare aree e volumi. La religione dei babilonesi era politeista, ed ogni città aveva una divinità preferita, da cui si sentiva protetta. Hammurabi però capì che il suo impero sarebbe stato più unito e solido, se tutti avessero avuto una stessa divinità da adorare. Scelse il dio Marduk, creatore dell'universo e dell'umanità, come il dio più importante che tutti avrebbero dovuto adorare. Oltre a Marduk, i babilonesi veneravano Ishtar, dea dell'amore e della fertilità, a cui, come vedremo più avanti, re Nabucodonosor II dedicò una delle porte di accesso alla città di Babilonia. Hammurabi fu il primo re della storia, che fece scrivere delle leggi per regolare i vari aspetti della vita dei suoi sudditi, come i commerci, il matrimonio, i lavori agricoli, la vendita degli schiavi, i delitti. Fino a quel momento, infatti, le leggi venivano tramandate oralmente, cioè a voce, creando confusione e continui litigi su come applicarle. Questa raccolta di leggi, definita dagli storici Codice di Hammurabi, fu incisa in scrittura cuneiforme su una grande lastra di pietra detta stele, ed esposta a Babilonia affinché tutti la potessero vedere. Altre stele furono poi incise e collocate in tutte le città dell'impero. Il Codice di Hammurabi raccoglieva 282 leggi. Le pene erano basate su una regola molto semplice. Il colpevole doveva ricevere una punizione pari al reato commesso. Ad esempio, se un uomo cava un occhio a un altro uomo, allora gli si dovrà cavare un occhio. Questo valeva però solo se la vittima e il colpevole facevano parte del gruppo sociale degli uomini liberi. Nel caso di un torto subito da uno schiavo, le pene per il colpevole erano molto più lievi.
ascoltiamo alcune delle leggi del codice di Hammurabi, per capire meglio come era costruito. Se qualcuno ruba qualcosa che appartiene al tempio, dovrà rendere 30 volte il suo valore. Se appartiene a un uomo di classe inferiore, dovrà dare 10 volte tanto. Se il ladro non ha nulla con cui pagare, sarà ucciso. Se qualcuno non tiene in ordine la propria diga e questa si rompe allagando i campi, dovrà risarcire il valore del frumento perso. Se un figlio picchia il padre, gli si taglieranno le mani. Se qualcuno cava un occhio al figlio di un ricco, gli si caverà un occhio. Se qualcuno cava l'occhio a un povero, pagherà una multa in denaro. Se un architetto costruisce male una casa che poi, crollando, uccide il proprietario, dovrà essere ucciso. Se un medico ha operato un cittadino libero e gli ha salvato la vita, riceverà 10 monete d'argento. Se invece morirà, gli si taglieranno le mani. Se si tratta di uno schiavo, dovrà fornirne un altro in cambio. Babilonia sorgeva sulle rive del fiume Eufrate, nel territorio che oggi è occupato dall'Iraq. Il suo nome significa la porta di Dio. Questa città arrivò ad avere ben 370.000 abitanti. Divenne famosa anche per la sua bellezza, grazie a palazzi, case e giardini pensili, questi ultimi considerati una delle sette meraviglie del mondo antico. Era protetta da una doppia cinta muraria, una interna, lunga 8 km, per proteggere il quartiere dove si svolgevano le attività politiche e religiose. Una esterna, lunga 18 km, per delimitare i terreni agricoli e quartieri residenziali periferici, oltre a ospitare la popolazione in caso di assedio. Divisa in 4 quartieri e 24 strade principali, la città aveva 8 grandi porte, ognuna di esse dedicata a una divinità. La più bella e famosa è la Porta di Ishtar, dea dell'amore e della guerra. Era composta da mattoni smaltati color blu, con figure in rilievo di animali sacri, tori, leoni e draghi, aventi la funzione simbolica di proteggere la città. Oggi è visibile al Pergamon Museum di Berlino, dove è stata ricostruita utilizzando i materiali recuperati dagli scavi. Ed ora guardiamo con attenzione come era Babilonia al tempo di re Nabucodonosor II, e riconosciamo alcuni luoghi. A Marduk, dio protettore della città, era dedicata la Ziggurat, alta 90 metri. Il palazzo reale era abbellito dai giardini pensili, che erano terrazze dove crescevano bellissime piante. La città era circondata da una cerchia di mura su cui si aprivano 8 porte. La porta di Ishtar, costruita in mattoni cotti, era rivestita di piastrelle di ceramica azzurre. Ed anche per oggi, bambini, abbiamo finito! Ci vediamo la prossima volta per vivere una nuova avventura alla scoperta del popolo degli Ittiti. Ciao! Come promesso, oggi conosceremo un nuovo popolo, gli Ittiti. Per iniziare il nostro nuovo viaggio, ci spostiamo in Anatolia, l'attuale Turchia. Tra il 2000 avanti Cristo e il 1000 avanti Cristo, i territori della Mesopotamia furono attaccati nuovamente da popolazioni nomadi che provenivano dalle zone più settentrionali. A partire dal 1550 avanti Cristo, l'impero babilonese venne invaso e conquistato dagli Ittiti. Essi provenivano dalle zone montuose dell'Anatolia, la Turchia di oggi, dove, attorno al 2000 avanti Cristo, avevano fondato un grande regno con capitale a Tusa. Anche gli Ittiti erano pastori, agricoltori e commercianti. Le montagne dell'Anatolia erano coperte di boschi, perciò avevano legname in abbondanza. Inoltre possedevano materie prime come l'argento e altri metalli, che barattavano con le popolazioni che non ne disponevano. Come i babilonesi, anche gli Ittiti avevano leggi scritte, che però non prevedevano pene corporali, ma solo pagamenti in denaro. Furono un popolo di guerrieri, dotato di un esercito efficiente. Intorno al 1650 avanti Cristo, il loro re Attusili cominciò a conquistare città e villaggi vicini. Nel 1550 avanti Cristo, gli Ittiti invasero la Mesopotamia e alcune zone sulle coste del Mar Mediterraneo.
cui si scontrarono a lungo con gli Egizi nella battaglia di Kadesh. Nel 1200 a.C., il regno degli Ittiti fu a sua volta invaso e distrutto dai popoli che giungevano dal mare, e la loro civiltà scomparve. Gli Ittiti sottomisero molte popolazioni grazie alla loro potenza militare. I soldati Ittiti usavano armi sconosciute agli altri popoli. Inoltre furono tra i primi a utilizzare il ferro per costruire armi molto più resistenti di quelle in bronzo usate fino ad allora. Gli Ittiti misero a punto dei carri da guerra molto veloci, grazie soprattutto all'utilizzo dei cavalli come animali da tiro, al posto dei più lenti asini e alle ruote con i raggi. Queste, non più piene, erano più leggere, ma resistenti perché rinforzate con un cerchione di ferro. Sul carro prendevano posto due guerrieri, l'auriga, che guidava il carro, e l'arciere, che colpiva i nemici con arco e frecce oppure con la spada. Nella società ittita i cavalieri erano ricchi nobili che si dedicavano esclusivamente all'addestramento militare. Questa era la loro professione. Il re, in cambio dei loro servizi, concedeva terre e schiavi per coltivarle. I cavalieri erano così importanti che, insieme agli scribi, ai sacerdoti e ai mercanti più ricchi, formavano un'assemblea, chiamata Pancus, che aveva il compito di eleggere il re e di aiutarlo e consigliarlo per le decisioni più importanti. Gli Ittiti veneravano molti dei, fra cui la dea del sole Arinna, il dio del tuono Teshab e il dio dei boschi Telipino. La donna più importante della società ittita era la regina. Organizzava la vita nel palazzo reale, si occupava dell'educazione dei figli, partecipava alle riunioni di guerra e di giustizia, e accoglieva i soldati al ritorno dalle battaglie. La regina ittita più famosa fu Puduepa, che firmò insieme al marito Attusili III il trattato di pace fra ittiti ed egizi. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima volta per conoscere un nuovo popolo, gli Assiri. Tra le popolazioni sottomesse dai babilonesi ci furono anche gli Assiri, un popolo di pastori e agricoltori che abitava fin dal 1800 a.C. una piccola regione nel nord della Mesopotamia, nell'alta valle del fiume Tigri. La loro città principale era Assur. Gli Assiri si scontravano spesso con le popolazioni che abitavano sulle montagne vicine, per questo motivo nel tempo rafforzarono il loro esercito e diventarono temibili guerrieri. Attorno al 1100 a.C., gli Assiri, dopo aver vissuto a lungo in un ambiente povero di materie prime, invasero le ricche pianure della Mesopotamia e arrivarono a sottomettere le terre di tutto l'impero babilonese. Il loro grande re Assurbanipal, che regnò dal 668 al 631 a.C., fece capitale del suo regno la città di Ninive e la abbellì con palazzi, templi e fontane. Grazie a lui, gli Assiri raggiunsero la loro massima espansione, arrivando a conquistare le terre che si affacciavano sul Mar Mediterraneo e l'Egitto settentrionale. Erano dominatori feroci, saccheggiavano le terre conquistate e catturavano i nemici rendendoli schiavi. Dopo la morte di Assurbanipal, i babilonesi riuscirono a ribellarsi. Nel 612 a.C. distrussero Ninive, riconquistarono le loro terre e, nel giro di pochi anni, la civiltà assira scomparve. Oltre a essere un grande guerriero, il re Assurbanipal amava l'arte e la cultura. Egli inviò scribi in ogni parte del regno, per raccogliere tavolette d'argilla che contenevano tutte le conoscenze del tempo. Fece costruire una grande biblioteca all'interno del palazzo reale, che contava circa 30.000 tavolette. Molte di esse furono ritrovate nel 1850 attraverso alcuni scavi archeologici e portate in Inghilterra. Grazie alle descrizioni e ai racconti incisi sulle tavolette, gli storici hanno potuto ricostruire molti dettagli della storia dell'antica Mesopotamia. A capo dell'impero assiro c'era il re, che secondo il popolo era scelto direttamente dagli dei. Egli aveva potere su tutto, emanava le leggi, stabiliva i giorni di lavoro, le tasse da pagare, dichiarava guerra agli altri popoli e guidava l'esercito in battaglia. Per governare un impero così vasto, il re inviava dei funzionari per amministrare in suo nome le terre più lontane. La popolazione era divisa in due grandi gruppi.
Per primi c'erano i guerrieri, i sacerdoti e i nobili, che possedevano numerose terre e vivevano nelle città più grandi. Poi il popolo, cioè contadini, allevatori e artigiani, che durante i periodi di guerra combattevano come soldati nell'esercito. Infine c'erano gli schiavi, cioè i prigionieri di guerra, catturati e costretti a lavorare duramente per i loro padroni. Essi dovevano provvedere alla coltivazione dei campi e alla costruzione di canali e fortificazioni. Gli Assiri erano politeisti. La divinità più importante era Assur, il dio protettore del re e dell'esercito in battaglia. Il re era considerato il servo di Assur e il suo primo sacerdote. Ogni suo ordine discendeva direttamente dal dio e doveva essere eseguito. La sposa di Assur era Ninlil, conosciuta anche con il nome di Assira. Venivano inoltre adorate divinità legate ai fenomeni atmosferici, come Ada, il dio della pioggia, del fulmine e della tempesta. Dai babilonesi ripresero il culto di Ishtar e Shamash. Le donne assire dovevano obbedire al padre. Una volta sposate, dovevano obbedire anche al marito. Non avevano alcun diritto né libertà, e potevano addirittura essere acquistate e vendute come delle merci. Gli Assiri furono un popolo guerriero. Le loro invenzioni più importanti riguardarono proprio le tattiche, cioè le tecniche di combattimento, e le macchine da guerra. Grazie a esse riuscirono a vincere molte battaglie e a conquistare numerose città nemiche. Gli Assiri impararono dagli Ittiti a usare i cavalli in battaglia e a costruire carri con ruote dotate di raggi. Oltre a essere abili guerrieri, si dedicavano anche all'agricoltura e all'allevamento. Coltivavano soprattutto cereali, frutta, olivi e anche il cotone, dal quale ricavavano stoffe e tessuti. Allevavano bovini, ovini, cavalli e cammelli. Si dedicavano anche al commercio, scambiavano i loro prodotti con merci più rare, come l'incenso e le spezie. Gli Assiri erano esperti artigiani. Creavano gioielli e oggetti in avorio e in smalto, ricamavano stoffe e intagliavano mobili. Inoltre, erano specializzati nella lavorazione del ferro, con cui costruivano armi molto resistenti come spade, scudi, frecce ed elmi. Realizzavano anche splendidi bassorilievi, con i quali decoravano palazzi e i templi più importanti della città. E anche per oggi abbiamo finito? Spero proprio che la storia degli Assiri vi abbia incuriosito. Ma bambine e bambini, preparatevi! La volta prossima andremo in Egitto per conoscere uno dei più grandi popoli della storia. A presto! La civiltà egizia si sviluppò a partire dal 4000 avanti Cristo in Egitto, nell'Africa del Nord, lungo le rive del fiume Nilo. Il Nilo attraversa l'Egitto da sud a nord e sfocia nel Mar Mediterraneo. La valle in cui scorre è ampia e fertile ed è circondata su entrambi i lati da un immenso deserto. Se osservi la carta, puoi notare che l'area dove cresce la vegetazione è molto stretta e segue il fiume lungo tutto il suo percorso. È qui che nacquero i primi villaggi dai quali ha avuto origine questa straordinaria civiltà. Intorno al 3300 avanti Cristo, il territorio dell'antico Egitto era diviso in due parti, che corrispondevano a due regni separati: il Basso Egitto a nord, nella zona del delta del Nilo, e l'Alto Egitto a sud, lungo la valle del Nilo. I due regni erano governati da due re diversi. Il re che governava il Basso Egitto portava una corona rossa, mentre il re dell'Alto Egitto indossava una corona bianca. Verso il 3000 avanti Cristo, il re Menes unì Alto e Basso Egitto in un unico regno, con capitale Menfi. Con lui iniziò la prima dinastia, cioè una famiglia di re, chiamati faraoni, che si tramandavano il potere di padre in figlio. Nell'antico Egitto governarono in sequenza circa 30 dinastie. Gli storici dividono la storia della civiltà egizia in tre periodi. Durante l'Antico Regno, dal 3000 al 2200 avanti Cristo, l'Egitto visse un periodo di pace e ricchezza, caratterizzato dalla costruzione delle grandi piramidi. La capitale era Menfi. Nel Medio Regno, dal 2050 al 1650 avanti Cristo, l'Egitto ampliò i suoi confini verso sud, conquistando anche la Nubia, una terra ricca di minerali.
La capitale del regno era Tebe. Il nuovo regno, dal 1600 al 1000 a.C., fu il periodo di massimo splendore, durante il quale si realizzarono monumenti colossali, come i templi. Intorno al 1000 a.C., l'Egitto divenne sempre meno potente e fu invaso da altri popoli, finché nel 31 a.C. venne conquistato definitivamente dai Romani. Dopo questa introduzione, incominciamo a scoprire come si viveva in Egitto, iniziando dal suo protagonista principale, il Nilo. Il fiume Nilo era una grande ricchezza per il popolo egizio. Ogni estate, nelle regioni che il Nilo attraversava, cadevano forti piogge, che facevano straripare il fiume. La piena trascinava con sé grandi quantità di terra e fango, che si riversavano sui campi. Gli abitanti dei villaggi capirono ben presto che l'inondazione durava circa 4 mesi. Osservarono che quando le acque si ritiravano, lasciavano sul terreno un fango fertilissimo, il limo. Così, osservando le piene del fiume, i contadini suddivisero l'anno in 3 stagioni. Achet, 15 luglio, 15 novembre, era la stagione dell'inondazione. I campi diventavano delle paludi e il terreno si arricchiva di limo. Pere, 15 novembre, 15 marzo. Era la stagione della semina e della crescita delle piante. Cemo, 15 marzo, 15 luglio, era la stagione calda e secca. I contadini mietevano i cereali e raccoglievano la frutta, in attesa della nuova inondazione. Gli egiziani costruirono canali per regolare le acque e farle arrivare anche nelle zone più aride. Edificarono anche bacini per conservare l'acqua. Per tenere sotto controllo il livello del fiume, gli egizi costruirono i nilometri, colonne o argini in pietra su cui venivano tracciate delle linee. L'attività principale degli egizi era l'agricoltura. Coltivavano grano, orzo, legumi e alberi da frutto, in particolare fichi e datteri. Dalle campagne provenivano raccolti così abbondanti che nell'antichità l'Egitto veniva chiamato il granaio del mondo. Vicino al delta del Nilo si coltivavano viti per la produzione del vino e lino con il quale filavano i tessuti. Dalla coltivazione dei fiori di loto ottenevano oli profumati e ornamenti per le abitazioni. Anche l'allevamento era molto praticato. Allevavano buoi, pecore, cavalli, asini ma anche animali da cortile e api per la produzione del miele, con il quale dolcificavano i cibi. Il Nilo era ricco di pesci e uccelli, e garantiva agli abitanti cibo in abbondanza. Nelle zone paludose vivevano cacciatori e pescatori. Per catturare i pesci si usavano reti intrecciate con fibre vegetali, lenze e arpioni. Gli egizi estraevano dalle miniere pietre dure e oro con cui gli artigiani realizzavano gioielli. Estraevano anche marmo e granito, usati per le costruzioni. Gli artigiani producevano oggetti molto raffinati. Con la ceramica fabbricavano vasi, stoviglie e statuette, mentre altri si occupavano della decorazione delle maestose tombe dei faraoni e dei cittadini più ricchi. Lungo le rive del Nilo cresceva spontaneamente il papiro, una pianta da cui gli egizi ottenevano sottili fogli sui quali scrivevano. Con le canne costruivano cesti, calzature e imbarcazioni fluviali. I commercianti egizi scambiavano i prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e i materiali da costruzione, come il marmo e il granito, con i popoli vicini. Si spostavano via terra su carri trainati da animali e lungo il fiume su imbarcazioni costruite con fasci di papiro legati con canne e corde. Successivamente gli egizi realizzarono imbarcazioni più grandi in legno, in grado di trasportare maggiori quantità di merci. Nella città di Menfi sorgeva un importante porto sul Nilo, da dove partivano i mercanti. Per i commerci via mare si servivano di altri popoli, come i Fenici, abili navigatori in mare aperto. Gli egizi importavano merci che in Egitto scarseggiavano, come il legno di cedro e le stoffe dalla Fenicia, l'olio, il vino e la ceramica da Creta, il rame da Cipro e i metalli preziosi dalla Nubia. Dall'Africa centrale provenivano legni pregiati, avorio, uova di struzzo e animali selvatici, come scimmie, giraffe e leopardi. Dalle pitture ritrovate all'interno delle piramidi, sappiamo che gli egizi tenevano molto alla cura e alla pulizia del loro corpo.
si lavavano con un miscuglio di ceneri e argilla, si ungevano la pelle con creme per ammorbidirla e usavano profumi e oli vegetali. Donne, uomini e bambini si truccavano di nero il contorno degli occhi con una polvere chiamata kajal. Gli abiti erano fatti di lino. Gli uomini indossavano un gonnellino lungo fino alle ginocchia con un mantello, mentre le donne usavano lunghe tuniche bianche. I poveri calzavano sandali in papiro, i più ricchi in cuoio. In base all'attività che svolgevano, gli egizi erano divisi in classi sociali. Era molto difficile migliorare la propria condizione e passare da una classe sociale all'altra, poiché questa suddivisione era molto rigida. Puoi immaginare la società egizia rappresentata come una piramide così costruita. 1. Al vertice della piramide c'era il faraone. La regina compariva spesso al suo fianco. 2. Sotto di lui c'erano i sacerdoti, che celebravano le cerimonie religiose e amministravano le scorte di cibo nei magazzini. Seguivano i nobili e i funzionari. Il visir era il funzionario di fiducia del faraone. Amministrava la giustizia, riscuoteva i tributi e controllava la costruzione delle opere pubbliche. 3. Gli scribi conoscevano la complessa scrittura egizia. Scrivevano le leggi, riproducevano i testi religiosi e contavano le merci che entravano e uscivano dai magazzini. 4. I guerrieri avevano il compito di difendere il regno dai nemici. 5. Il popolo era formato soprattutto da contadini e allevatori, seguivano poi artigiani e mercanti, che godevano di un certo benessere. 6. Infine c'erano gli schiavi, molti dei quali prigionieri di guerra, che facevano i lavori più pesanti. Nella società egizia le donne avevano gli stessi diritti degli uomini e ricoprivano un ruolo importante in ogni classe sociale. Potevano anche diventare faraone. La regina Hatshepsut divenne faraone dopo la morte del marito e regnò per più di 20 anni. Anche Nefertari e Cleopatra furono due spose reali molto importanti. Il faraone, cioè il re, era l'autorità più importante dell'Egitto e ogni sua parola era considerata legge. Gli egizi lo consideravano un dio, che viveva sulla terra per regnare sugli individui e per garantire buoni raccolti, la salute delle persone e degli animali e la vittoria nelle guerre. Il faraone viveva nel palazzo reale, un'abitazione grandiosa che simboleggiava la sua potenza. Per un certo periodo, alla morte del faraone, il corpo veniva deposto all'interno di una piramide, un enorme edificio costruito con blocchi di pietra. Egli aveva potere assoluto. Era padrone di tutte le terre e di tutte le ricchezze dell'Egitto. Organizzava i lavori agricoli, stabiliva i tributi che il popolo doveva pagare e decideva le scorte di cibo da depositare nei magazzini per i periodi di carestia. Era capo dell'esercito. Stabiliva le leggi. Era il sacerdote più importante. Durante le cerimonie pubbliche, il faraone indossava alcuni oggetti che simboleggiavano il suo potere. Sul capo poteva avere la doppia corona bianca e rossa oppure il nemes, un copricapo i cui lati erano decorati con strisce oro e blu, segno dell'alternarsi del giorno e della notte. In mano teneva la frusta, per punire i nemici, e il pastorale, un bastone ricurvo, simile a quello del pastore, per indicare che il faraone guidava il suo popolo. Sulla fronte spuntava la testa di un cobra, simbolo di regalità. La barba posticcia rappresentava la sua natura divina. Gli egizi furono abili matematici, geometri e architetti. Nel papiro di Ames, dal nome dello scriba che lo trascrisse attorno al 1650 a.C., sono contenuti frazioni, problemi aritmetici e formule geometriche. Grazie a queste conoscenze, gli egizi hanno progettato dighe e canali, misurato i terreni e i confini dopo le inondazioni del Nilo, e calcolato la quantità di materiali necessaria per la costruzione di grandi edifici. Gli architetti progettavano templi spettacolari in onore delle divinità, come quello di Karnak, a Luxor, ricco di colonne, affreschi e decorazioni. Grazie agli studi di astronomia, gli egizi impararono a misurare il tempo ed elaborarono un calendario di 12 mesi, ciascuno di 30 giorni, raggruppati nelle tre stagioni del Nilo. Furono i primi a osservare come alcuni materiali naturali si modificavano grazie a quelle che oggi chiamiamo reazioni chimiche.
I prodotti per la cura del corpo e i trucchi erano ottenuti proprio grazie alla loro abilità nel saper mescolare insieme varie sostanze. I medici egizi studiavano il corpo umano e lo curavano con medicine a base di erbe, radici e miele. Gli egizi furono anche abili vasai, scultori e orafi. Gli artisti dipingevano le pareti di templi, tombe e palazzi con immagini di vita quotidiana e divinità. La testa è vista di profilo, con l'occhio di fronte. Il busto risulta frontale. Il bacino, le gambe e le braccia sono di profilo. Gli egizi erano politeisti, cioè credevano in molti dei. Alcune divinità erano zoomorfe, avevano cioè l'aspetto di animale. Altre antropomorfe con l'aspetto di esseri umani e potevano avere il corpo di un umano e la testa di animale, oppure essere del tutto simili alle persone. Gli egizi consideravano sacri alcuni animali, ad esempio l'ibis, che nel fango scovava e uccideva i serpenti, il gatto, che teneva lontani i topi dai granai, il toro, simbolo di fertilità e di ricchezza, e il coccodrillo, che discendeva il corso del Nilo annunciando l'inizio della piena del fiume. Ed ora approfondiamo la conoscenza di alcune tra le più importanti divinità egizie. Osiride. Dio signore dell'oltretomba. Osiride è il giudice che al termine del viaggio del defunto emette la sentenza e accoglie nel suo paradiso la persona che nella vita si è comportata in modo giusto. Ra. Dio Sole. Era una delle divinità più antiche dell'Egitto. Quando fu congiunto con il dio tebano Amon, divenne la più importante divinità della religione egizia. Era rappresentato come un falco sul cui capo è posto il disco solare. Amon. Nell'antico Egitto era considerato dio della creazione e della fecondità. Il luogo principale dove si sviluppò il suo culto era la città di Tebe. Durante il Nuovo Regno, 1575-1080 a.C., fu assimilato al dio del sole Ra. Amon è raffigurato come un uomo sul cui capo si evidenziano due grandi piume, oppure come un uomo con testa di ariete, o anche solo come ariete. Horus. Il dio dalla testa di falco, protettore dell'Egitto. Il suo nome, infatti, significa sia cielo che falco. Thot. Dio dalla testa di Ibis, inventore della scrittura e signore della sapienza. Nut. Dea del cielo stellato, ossia il cielo della notte. Iside. Dea della vita, della guarigione, della fertilità e della magia. Rappresentata come una donna recante sulla testa due corna di mucca, all'interno delle quali era collocato il sole. Anubis. Dio protettore dei defunti. Per questo motivo era invocato durante il rituale della mummificazione. Rappresentato in forma di sciacallo o come un uomo con testa di sciacallo. Secondo la religione egizia, gli esseri umani potevano continuare a vivere anche dopo la morte. Affinché ciò avvenisse, era necessario possedere una tomba, cioè una casa per l'eternità, e conservare il proprio corpo perfettamente integro. Per questo motivo gli egizi inventarono una tecnica per poter conservare i corpi dei morti, chiamata mummificazione. Questa procedura era riservata a nobili e faraoni e durava circa 70 giorni, trascorsi i quali il corpo veniva sepolto. Coloro che non potevano permettersi la mummificazione si facevano seppellire nel deserto, dove l'aria secca e la sabbia favorivano la conservazione del corpo. Vediamo insieme come si procedeva alla mummificazione di un defunto. Prima il corpo veniva accuratamente lavato e svuotato degli organi interni riposti in vasi, detti canopi. Nel corpo veniva lasciato solamente il cuore. Poi il corpo veniva immerso per 40 giorni in una sostanza simile al sale, chiamata natron. Successivamente veniva unto con unguenti profumati. La salma veniva poi avvolta con bende di lino nelle quali venivano posti amuleti, sigillata con bitume, e diventava così una mummia. Infine il corpo veniva deposto in una bara di legno, chiamata sarcofago. Sul viso era posta la maschera funebre, che riproduceva i lineamenti del defunto. Secondo un antico mito egizio, per arrivare nell'aldilà,
il defunto doveva superare la prova della pesatura del cuore in presenza del dio Osiride. Il defunto era accompagnato dal dio sciacallo Anubi, accanto ad una bilancia. Su uno dei due piatti veniva posto il cuore, simbolo della vita della persona, e sull'altro una piuma, simbolo di Mat, dea della giustizia e della verità. Se il cuore pesava come la piuma, significava che il defunto non aveva colpe e veniva accolto nel regno di Osiride. In caso contrario, il defunto veniva divorato dal mostro Aam, con testa di coccodrillo, zampe anteriori e busto di leone, zampe posteriori di ippopotamo. Le piramidi erano le tombe dei faraoni. Venivano edificate sulla riva sinistra del Nilo, dove tramontava il sole, poiché gli egizi credevano che lì si trovasse il regno dei morti. Per costruire una piramide occorrevano milioni di blocchi di pietra, che venivano trasportati con imbarcazioni lungo il corso del Nilo. Migliaia di operai lavoravano alla realizzazione delle piramidi, fra questi c'erano anche i contadini, quando non dovevano occuparsi dei campi. I blocchi venivano trascinati grazie a speciali slitte, lungo rampe di terra e pietrisco, che crescevano insieme alla piramide. La progettazione della piramide era affidata a un architetto reale. I lavori iniziavano non appena il faraone saliva al trono. Fra il 2700 e il 2200 avanti Cristo furono costruite circa un centinaio di piramidi. Le più famose sono quelle dedicate ai faraoni Cheope, Chefren e Micerino, nella località di Giza. Vicino alla piramide di Chefren venne costruita la Sfinge, una statua che raffigurava un leone accovacciato con il volto di un faraone. Le prime tombe dei faraoni furono scavate sottoterra e ricoperte da cumuli di pietre e sabbia. Questo tipo di struttura era chiamata mastaba e aveva l'aspetto di un enorme gradino. Verso il 2630 avanti Cristo, nella località di Saqqara, l'architetto del faraone Zoser ebbe l'idea di impilare, una sull'altra, sei mastabe sempre più piccole. Si ottenne così la prima piramide a gradoni. Soltanto dal 2500 avanti Cristo vennero costruite le piramidi a facce lisce. La prima fu la piramide rossa di Snefru. All'interno della piramide, oltre al sarcofago, venivano posti oggetti preziosi appartenuti al faraone quando ancora era in vita. Per evitare che le tombe venissero saccheggiate dai ladri, a partire dal 1500 avanti Cristo, i faraoni rinunciarono alla costruzione delle piramidi. Così molti sovrani vennero sepolti in tombe scavate nella roccia, in una zona montuosa difficilmente accessibile, non lontano da Tebe. Questa regione prese il nome di Valle dei Re. Qui è stata ritrovata ancora intatta la tomba del giovane faraone Tutankhamon, l'unica a non essere stata saccheggiata dai ladri. Al suo interno furono rinvenuti migliaia di oggetti preziosi, come la maschera funeraria d'oro, che ricopriva il volto del faraone. Le mogli dei faraoni venivano sepolte poco lontano, in un luogo chiamato Valle delle Regine. Un altro importante elemento della storia della civiltà egizia riguarda la scrittura, che comparve intorno al 3000 avanti Cristo. Era composta da migliaia di segni, detti geroglifici, parola che significa segni sacri. Infatti, gli egizi credevano che la scrittura fosse un dono degli dei. I geroglifici erano molto complessi e potevano rappresentare oggetti, idee o azioni. Col tempo gli egizi inventarono sistemi di scrittura più semplici, la scrittura demotica, utilizzata dal popolo, e la scrittura ieratica, usata principalmente dai sacerdoti per i testi sacri. I geroglifici furono decifrati nel 1779, grazie al ritrovamento di una stele nella città egizia di Rosetta. Per gli egizi saper leggere e scrivere era considerato un grande privilegio. Per diventare scriba occorrevano anni di studio e una rigida disciplina. I bambini maschi delle famiglie più ricche frequentavano la scuola, chiamata Casa della Vita, che si trovava all'interno dei templi. Scrivevano con bastoncini appuntiti sui fogli di papiro. Gli egizi ricavavano l'inchiostro per scrivere, da elementi naturali, il nero dal carbone e il rosso dalla terra argillosa. Ecco come gli artigiani egizi ricavavano i fogli dal papiro. 1. Il fusto veniva tagliato a strisce sottili. 2. Si disponevano le strisce una accanto all'altra in due strati sovrapposti.
3. I fogli venivano battuti con una pietra liscia e lasciati essiccare al sole. La ricca città di Tebe, capitale del regno d'Egitto, sorgeva su una grande pianura nei pressi del Nilo. Il porto accoglieva le navi cariche di merci e mercanti. La città ospitava i grandi palazzi dei nobili e i templi, ma anche le case del popolo, le botteghe artigiane e i magazzini. Il tempio principale era dedicato al dio Amon-Ra e comprendeva grandi sale, cortili e colonne dipinte. Al tempio si accedeva tramite il viale delle Sfingi, che portava all'ingresso fiancheggiato da grandi statue del faraone e ai due obelischi, enormi monumenti di granito che simboleggiavano il sole. Superato l'ingresso, si raggiungeva un ampio cortile, i fedeli potevano accedere fin qui. In fondo al tempio c'era il santuario, in cui veniva custodita la statua del dio. Solamente ai sacerdoti era permesso accedervi. Le case dei ricchi erano costruite su più piani. L'arredamento di base era composto da tavolini, sedie, sgabelli ed era completato da tende e cuscini. Vicino ai letti si tenevano cassapanche di legno per riporre vestiti e biancheria. Le case del popolo erano costruite con mattoni di argilla, intonacate di bianco e con il tetto a terrazza, a cui si accedeva tramite scale esterne. Il nostro viaggio nella storia del popolo egizio finisce qui. Ci sarebbero da dire ancora moltissime cose, ma le studierete quando sarete più grandi. Questo è stato solo un primo assaggio, che spero vi sia piaciuto. Ora mettetevi comodi e immaginate di essere in Egitto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grandi civiltà sorsero anche lontano dalla Mesopotamia e dal Mar Mediterraneo. A partire dal 4000 a.C., alcune popolazioni si stanziarono lungo il corso del fiume Indo, che nasce dalle montagne dell'Himalaya. Prima di sfociare nel Mar Arabico, attraversa un vasto territorio pianeggiante. La valle dell'Indo aveva caratteristiche simili a quelle della Mesopotamia. Anche il fiume Indo ogni anno straripava e lasciava sul terreno un fango fertile. Gli Indi realizzarono dighe, canali e argini per sfruttare al meglio le acque del fiume. L'abbondanza dei raccolti fece sì che i villaggi diventassero sempre più grandi. A partire dal 2500 a.C. si trasformarono in fiorenti città. Della civiltà dell'Indo non si conosceva molto fino a quando, circa 100 anni fa, un gruppo di archeologi inglesi scoprì i resti delle città di Harappa e Mohenjo-daro. Grazie ai reperti trovati, è stato possibile ricostruire molti aspetti della vita quotidiana di questo popolo. La civiltà dell'Indo raggiunse il massimo splendore nel 2000 a.C. A partire dal 1800 a.C., il clima della regione diventò più arido e freddo, e gli Indi iniziarono ad abbandonare lentamente la zona. Infine, intorno al 1500 a.C., il popolo degli Arii invase la valle dell'Indo e mise fine a questa civiltà. Essi arrivarono fino al fiume Gange, dando vita alla civiltà del Gange,
che durò fino al 516 a.C., quando il popolo dei Persiani occupò le loro terre. Gli Indi erano soprattutto agricoltori. Coltivavano grano, orzo, legumi e riso, e furono tra i primi a sfruttare la pianta del cotone, dal quale ottenevano fili che tessevano per realizzare le stoffe. Allevavano capre, pecore, bufali ed elefanti. Erano anche abili artigiani. Lavoravano la ceramica, producevano utensili in rame e in bronzo, e mattoni d'argilla, utilizzati per la costruzione degli edifici. I mercanti si spostavano via terra, con i carri, o caricando le merci sul dorso degli elefanti, oppure via fiume, a bordo di robuste imbarcazioni. Scambiavano i prodotti agricoli che avevano in abbondanza, con metalli e pietre preziose. Le merci erano accompagnate da tavolette in terracotta marchiate con sigilli, sui quali erano incisi segni e figure che indicavano da dove provenivano le merci e a chi appartenevano. Grazie al ritrovamento dei sigilli, sappiamo che gli Indi utilizzavano la scrittura, che però non è stata ancora decifrata dagli studiosi. Durante gli scavi nelle città di Harappa e Mohenjo-daro non sono stati ritrovati luoghi di culto, come templi e santuari, pertanto della religione che praticavano si sa molto poco. Dalle numerose statuette rinvenute, sappiamo però che gli Indi erano politeisti. Forse la divinità più importante era la Dea Madre, che rappresentava la fertilità della terra. Credevano nella vita dopo la morte, perciò nelle tombe dei defunti venivano posti vasi di ceramica che contenevano cibo e oggetti personali. Nelle città non vi erano tracce di palazzi reali. Ciò fa pensare che non fossero comandati da un re, ma da un sommo sacerdote, che aveva sia il potere politico che quello religioso. Probabilmente fu anche una civiltà pacifica, poiché non sono state ritrovate armi. La città di Mohenjo-daro sorgeva sulla riva destra del fiume Indo, dove oggi si trova il Pakistan. Era divisa in due parti: la città alta, costruita su una collina, e la città bassa. La parte alta era circondata da mura. Comprendeva gli edifici più importanti e alcune scale utilizzate per i riti religiosi. La parte bassa, fuori dalle mura, era suddivisa in quartieri da un reticolo di strade larghe e dritte, lungo le quali si trovavano le abitazioni, le botteghe e i magazzini. Di fianco alle strade correvano fognature e tubature che portavano fuori dalla città le acque sporche che provenivano dalle case. Le case erano fatte di mattoni e legno. Avevano piscine interne, un cortile che conteneva un pozzo e un locale da bagno. Intorno al 3000 a.C., in Cina, nel territorio compreso tra il fiume Giallo e il fiume Azzurro, si stabilirono comunità di agricoltori e allevatori. La zona era resa fertile dalle continue inondazioni dei fiumi. Il fiume Giallo deve il suo nome proprio al colore giallognolo che il limo dà alle acque. Verso il 1800 a.C., in Cina si formarono i primi grandi regni governati da dinastie, spesso in lotta tra loro. Nel 221 a.C., il principe Qin Shi Huang della dinastia Qin, da cui probabilmente deriva il nome della Cina, unificò tutti i regni in un unico impero e divenne il primo imperatore della Cina. L'impero cinese terminò nel 1912 d.C., quando la Cina divenne una repubblica. I cinesi praticavano soprattutto l'agricoltura. Per portare l'acqua nei campi più lontani dai fiumi, costruirono canali e, per sfruttare i pendii delle montagne, utilizzarono la tecnica del terrazzamento. Coltivavano riso, soia, miglio e grano. I cinesi allevavano buoi, cavalli, maiali e bachi da seta, da cui ricavavano fili per realizzare preziosi tessuti. Gli artigiani producevano oggetti di ceramica, canna di bambù, bronzo e giada, una pietra preziosa color verde giallastro. Rendevano alcuni oggetti lucidi e impermeabili usando la ceralacca, una particolare sostanza vegetale. Molti di questi prodotti erano poi venduti ai popoli dell'Asia e del Mediterraneo. I mercanti cinesi si spostavano lungo le vie carovaniere, che collegavano città anche molto lontane. La più importante era la Via della Seta,
che univa la Cina con l'Occidente. Era un percorso lungo 8.000 chilometri, che si snodava via terra, via mare e lungo il corso dei fiumi. Questa rotta commerciale prese il nome dal prezioso tessuto che solo i cinesi sapevano produrre. I mercanti cercavano sempre nuove vie per il commercio, perciò col tempo divennero veri e propri esploratori. A capo della società cinese c'era l'imperatore, venerato come un dio. Egli aveva un grande potere. Comandava l'esercito ed era affiancato da un consiglio di nobili e guerrieri. Per amministrare un impero così grande, nominava dei funzionari, chiamati mandarini, che riscuotevano le tasse e facevano eseguire le opere pubbliche. Il resto della popolazione era formato da guerrieri, sacerdoti, artigiani e mercanti. La maggior parte del popolo era costituita da contadini. In tutto l'impero si rispettavano le stesse leggi e si parlava la stessa lingua. I cinesi vivevano in casette di legno con il tetto ricoperto di tegole colorate, dotate di un cortile interno. Le case dei ricchi erano più grandi, decorate con colori vivaci e con un giardino esterno all'abitazione. I cinesi erano politeisti, veneravano gli spiriti dei loro antenati e alcune divinità della natura. La più importante era Shangdi, il dio supremo. I cinesi vissero a lungo in pace grazie agli insegnamenti di Confucio, che fu un grande pensatore. Tra il VI e il V secolo avanti Cristo, egli tentò di spiegare a tutti gli uomini e a tutte le donne come vivere serenamente all'interno della società, grazie a valori come la lealtà, la sincerità e la disponibilità. I cinesi, nel corso della loro storia millenaria, sono stati degli inventori geniali. Molte delle loro scoperte tecnologiche sono utilizzate ancora oggi. Incominciamo dalla medicina. La medicina tradizionale cinese ha origini antichissime. I cinesi impararono a curare il dolore attraverso l'agopuntura, una tecnica che consiste nel posizionare dei sottili aghi in specifiche parti del corpo. Questa pratica è utilizzata ancora oggi. I cinesi impararono inoltre a sfruttare gli effetti benefici di erbe e piante naturali. Questo tipo di cura è conosciuto con il nome di fitoterapia. I cinesi inventarono la bussola. Già dal I secolo avanti Cristo usavano la bussola per orientarsi. Era composta da un cucchiaio di un minerale magnetico che ruotava su una tavola di bronzo. La parte alta del cucchiaio indicava il nord, mentre il manico il punto opposto, cioè il sud. All'inizio veniva utilizzata durante gli spettacoli per stupire il pubblico. Solo più avanti i cinesi la utilizzarono per orientarsi durante la navigazione in mare aperto, in assenza del sole o delle stelle. La scrittura ideografica. L'impero cinese era talmente esteso che nei villaggi, sparsi su tutto il territorio, si parlavano lingue molto diverse tra loro. Per superare questa difficoltà, i cinesi utilizzarono un sistema di scrittura uguale per tutti. Le prime forme di scrittura risalgono al 1500 avanti Cristo e sono state ritrovate su gusci di tartaruga e su ossa di animali. I primi segni utilizzati furono i pittogrammi, cioè disegni che rappresentavano un oggetto. Questi semplici disegni lasciarono il posto agli ideogrammi, una scrittura utilizzata ancora oggi e la più antica giunta fino a noi. I cinesi inventarono la carta e la stampa a caratteri mobili. La carta che utilizziamo oggi per scrivere proviene dalla lavorazione della corteccia degli alberi. In Cina, intorno al 100 d.C., per ottenere la carta si immergevano in grandi vasche piene d'acqua vecchi stracci, cortecce d'albero e germogli di bambù. Questa poltiglia veniva spalmata su un largo setaccio, sul fondo del quale rimaneva un foglio umido dopo che l'acqua era colata dai fori. Il foglio veniva staccato, pressato e lasciato asciugare all'aria. Si trasformava così in un vero e proprio foglio di carta pronto per la scrittura. I cinesi misero a punto anche il primo sistema di stampa a caratteri mobili della storia. I singoli segni erano scolpiti su blocchi di legno, venivano immersi nell'inchiostro e premuti sui fogli come dei timbri. Successivamente i caratteri mobili furono realizzati in piombo e utilizzati fino al secolo scorso per stampare libri e giornali. Infine ricordiamo che i cinesi impararono a tessere la seta, una stoffa molto pregiata.
Per lungo tempo furono l'unico popolo a saperla realizzare, e ancora oggi si usa lo stesso procedimento. Il baco, dopo essersi nutrito di foglie di gelso, produceva un bozzolo che veniva raccolto dagli allevatori. I bozzoli venivano immersi in acqua bollente e poi srotolati. Si ottenevano così i fili di seta. Per ricavare un filo spesso e resistente, era necessario intrecciare insieme più fili. In questo modo gli antichi cinesi creavano splendidi tessuti. Ciao bambine e bambini! State per iniziare un'altra tappa del vostro viaggio attraverso la storia dei popoli antichi. Ed oggi tocca a noi. Noi fenici siamo sempre stati ricordati come un popolo del mare. E tra poco scoprirete perché. Buon viaggio! Le origini dei fenici non sono certe. Gli studiosi affermano che, fin dal 2000 a.C., essi vivevano in Fenicia, l'attuale Libano, una sottile striscia di terra lungo le coste orientali del Mar Mediterraneo. Le montagne erano ricche di boschi di alberi di cedro, che fornivano agli artigiani dell'ottimo legno per la costruzione di navi ed edifici. Fu naturale per i fenici sviluppare le loro attività principali sul mare, dedicandosi principalmente alla navigazione e al commercio. Oggi il Libano è una repubblica presidenziale con oltre 4 milioni di abitanti. Negli ultimi decenni, la capitale Beirut è stata al centro di una serie di conflitti che hanno coinvolto l'area del vicino Oriente. A partire dal 1200 a.C., i fenici diedero origine a una fiorente civiltà. Essi fondarono le città principali, Biblo, Berito, Sidone e Tiro, sulle insenature lungo la costa. Dai porti di queste città partivano navi che raggiungevano luoghi anche molto lontani, dove i fenici fondarono molte colonie, soprattutto lungo le coste dell'Africa settentrionale. A partire dal 750 a.C., il territorio dei fenici venne conquistato dagli Assiri. Molte colonie, però, rimasero libere e indipendenti ancora a lungo. Secondo gli storici, la fine della civiltà fenicia si può far risalire al 146 a.C., quando i Romani conquistarono la colonia di Cartagine. I fenici erano organizzati in città-stato indipendenti, ognuna governata da un re. Egli non aveva potere assoluto, ma veniva aiutato e controllato nelle sue decisioni da un'assemblea di anziani, composta dai rappresentanti delle famiglie dei mercanti e degli armatori, cioè coloro che possedevano le navi e organizzavano i viaggi per mare. La maggior parte della popolazione era formata da commercianti, navigatori, artigiani, pastori e contadini. Le donne fenice si occupavano soprattutto della famiglia, alcune potevano anche diventare sacerdotesse. I fenici erano politeisti e veneravano le forze della natura. Ogni città aveva le sue divinità. Le più importanti erano El, dio creatore di tutte le cose, Baalat, moglie di El, Baal, dio della pioggia e del vento, e Astarte, dea della fertilità della terra. I fenici seppellivano i morti in grandi cimiteri, chiamati necropoli. I fenici erano conosciuti in tutto il Mediterraneo per la loro abilità nel commercio marittimo. Essi acquistavano da altri popoli le materie prime che a loro mancavano, come cereali, rame, argento, avorio e pietre preziose. Con questi materiali gli artigiani realizzavano vasi e raffinati gioielli, che poi scambiavano insieme al legno di cedro, ai vetri lavorati, agli oggetti in bronzo e in avorio, e alle stoffe colorate. Con il tempo lo scambio delle merci, cioè il baratto, venne sostituito con l'uso delle monete, molto più facili da trasportare. A partire dal 1100 a.C., i fenici iniziarono a fondare degli empori lungo le coste del Mediterraneo, cioè delle basi attrezzate sulla terraferma, per rifornirsi di cibo e acqua e per caricare e scaricare le merci nei magazzini. Via via gli empori divennero vere e proprie città con abitazioni, templi e mura. Nacquero così le colonie, che mantenevano leggi, religione e lingua della madrepatria, cioè della terra di origine.
Con il successo dei traffici commerciali, molti fenici si trasferirono nelle colonie. Alcune divennero così potenti da rendersi del tutto autonome e fondare esse stesse altre colonie. Le più importanti si trovavano nel Mediterraneo occidentale. Palermo in Sicilia, Cagliari in Sardegna, Cadice in Spagna e Tangeri in Marocco. La colonia più famosa e importante fu Cartagine, fondata nell'814 a.C. dagli abitanti di Tiro sulle coste della Tunisia, nell'Africa del Nord. All'inizio i fenici navigavano solo di giorno e utilizzavano le coste e le isole come punti di riferimento. Col tempo impararono a navigare anche di notte, osservando la stella polare, che indica sempre il nord. I fenici furono abili costruttori di navi e introdussero diverse innovazioni per renderle adatte alla navigazione in mare aperto. Essi disponevano di due tipi di imbarcazione, la nave commerciale, larga e dalle estremità ricurve, e la nave da guerra, più leggera e stretta. La vela quadrangolare sfruttava al meglio la forza dei venti. Il timone a poppa era formato da due lunghi remi. Serviva a dare la direzione alla nave. La nave era coperta da un ponte fatto di assi, sul quale si poteva camminare. Il ponte proteggeva il carico. La stiva, cioè il fondo dello scavo, oltre dalle merci, era riempita di sabbia e pietre, per dare stabilità alla nave. La chiglia è una grossa trave di legno posta sul fondo della nave. Serviva a dare stabilità e a evitare che la nave si ribaltasse a causa delle onde. L'ancora serviva ad arrestare la nave una volta giunta in porto. I fenici perfezionarono la tecnica della lavorazione della pasta di vetro, già conosciuta e utilizzata dagli egizi. La pasta si otteneva riscaldando un particolare tipo di sabbia, ricca di sostanze saline, come il nitro e la silice. Con il calore diventava una massa morbida e facile da lavorare. Gli artigiani realizzavano utensili e gioielli molto raffinati grazie alla tecnica del vetro soffiato. Poi, con l'aggiunta di sostanze coloranti, riuscivano a creare sfumature di colore blu, viola, rosso e arancione. Durante gli intensi scambi commerciali, i fenici avevano bisogno di comunicare e di registrare le merci rapidamente. Così inventarono il primo alfabeto fonetico della storia, composto da 22 segni. A ogni segno corrispondeva un fonema, cioè un suono della voce. Nella scrittura fenicia si scrivevano solo le consonanti, furono i greci in seguito ad aggiungere le vocali. Grazie al numero limitato di segni, la scrittura fenicia si diffuse rapidamente anche tra le popolazioni con cui commerciavano. Il prodotto più pregiato che i fenici commerciavano in tutto il Mediterraneo era la porpora, una sostanza naturale dal colore rosso-violaceo, che veniva estratta da un mollusco, il murice. Il nome fenici deriva infatti dalla parola greca phoenix, che significa rosso porpora. I molluschi venivano estratti dalle conchiglie immersi in grandi vasche con poca acqua per alcuni giorni. La sostanza che si formava veniva poi bollita in grandi contenitori di piombo. Per tingere le stoffe gli artigiani le immergevano nel liquido e infine le lasciavano asciugare al sole. Si trattava di un prodotto molto costoso, poiché per ottenere una piccola quantità di colorante occorreva un gran numero di molluschi. Care bambine e cari bambini, spero proprio che la nostra storia vi sia piaciuta. Continuate ad approfondire, così scoprirete sempre cose nuove e gusterete il meraviglioso viaggio nella storia. Gli ebrei erano un popolo di pastori seminomadi, formato dall'unione di popoli e tribù diversi. Alcuni provenivano dalla Mesopotamia, altri dal deserto arabico e altri ancora dal mare, come i Filistei. Nel 1800 a.C., dalla Mesopotamia si spostarono nella terra di Canaan, la Palestina, nella valle del fiume Giordano. Gli ebrei erano organizzati in 12 tribù, ciascuna delle quali era formata da famiglie composte da genitori, figli, zii e cugini che vivevano insieme.
Ogni tribù era guidata da un capofamiglia, il patriarca, di solito il più saggio e il più anziano. La sua autorità si tramandava di padre in figlio ed era trasmessa attraverso il rito della benedizione. Nel 1500 a.C., in seguito a una terribile carestia, le tribù furono costrette a lasciare la terra di Canaan e a migrare in Egitto. Dopo anni di convivenza pacifica, durante i quali gli ebrei lavorano alla costruzione delle grandi opere pubbliche, i rapporti con il faraone peggiorarono. Così, intorno al 1250 a.C., sotto la guida di un uomo di nome Mosè, le tribù iniziarono un lungo esodo, cioè una migrazione di massa. Lasciarono l'Egitto e fecero ritorno nella terra di Canaan. Qui si scontrarono con le popolazioni locali, in particolare con i Filistei. Intorno al 1050 a.C., le tribù, per difendersi meglio dalle popolazioni confinanti, si unirono sotto la guida del re Saul e fondarono il Regno di Israele. Dopo Saul, i re più importanti furono David, che stabilì la capitale del regno a Gerusalemme, e Salomone, un re saggio che predicava ideali di pace. Alla sua morte, le tribù del nord si separarono da quelle del sud e il regno si divise. Regno del nord, o regno di Israele, e regno del sud, o regno di Giuda. A partire dal 700 a.C., gli ebrei subirono le invasioni degli Assiri e dei Babilonesi, che nel 587 distrussero Gerusalemme e il Tempio. Molti ebrei furono deportati in esilio a Babilonia, contro la loro volontà. Durante l'esilio a Babilonia, fu edificata la prima sinagoga, luogo di incontro e di preghiera. Inoltre, sempre in questo periodo, si incominciò un grande lavoro, che portò alla stesura della Torah. Nel 70 d.C., i Romani conquistarono definitivamente la terra di Canaan, costringendo i sopravvissuti a fuggire. Distrussero il Tempio, che era stato ricostruito dopo l'esilio a Babilonia. Il popolo ebraico fu costretto alla diaspora, cioè a disperdersi ovunque nel mondo, restando senza patria per quasi 2000 anni. Gli ebrei furono per molto tempo nomadi. Montavano i loro accampamenti in zone riparate, vicino ai corsi d'acqua e ai pascoli per gli animali. Vivevano soprattutto di pastorizia. Quando si stabilirono nuovamente nella terra di Canaan, dopo la schiavitù in Egitto, da nomadi divennero sedentari. Nelle poche zone fertili a disposizione, coltivavano grano, orzo, lino, alberi da frutto, viti e ulivi. Erano anche abili apicoltori. Nelle zone aride allevavano capre e pecore, dalle quali ottenevano carne, latte e pelli. Lungo le zone costiere si spostavano le carovane dei mercanti, che commerciavano con i popoli vicini. Scambiavano i prodotti della loro terra e le stoffe di lana, commerci che non possedevano, come il legname e i metalli. Nei villaggi sulle rive del lago di Galilea e del fiume Giordano, gli ebrei si dedicavano anche alla pesca. Gli ebrei erano guidati da un re, che aveva potere assoluto, poiché credevano venisse scelto direttamente da Dio. La popolazione era divisa in eguali, individui liberi che godevano di tutti i diritti. Schiavi, prigionieri di guerra senza alcun diritto e sottomessi ai loro padroni. Anche gli schiavi, però, avevano diritto ad un giorno di riposo come tutti, durante lo Shabbat, il sabato. Stranieri, individui liberi che non potevano partecipare alle cerimonie religiose, avere schiavi, né sposare donne ebree. Le donne erano molto rispettate, ma dovevano obbedire prima al padre e poi al marito. Oltre ai patriarchi, furono altrettanto importanti le matriarche. Erano donne che avevano una posizione di potere e godevano di alcuni privilegi, come il prendere parte alle decisioni più importanti insieme ai mariti. A differenza degli altri popoli antichi, gli ebrei erano monoteisti, cioè credevano in un unico Dio, il Signore, padre degli uomini e delle donne e creatore dell'universo. Nella tradizione ebraica, il nome di Dio non viene pronunciato. Il libro sacro degli ebrei è la Bibbia, dal greco biblia, cioè libri, che rappresenta una delle poche fonti scritte riguardanti un popolo nomade. Alcune parti della Bibbia erano scritte in lingua aramaica,
una scrittura alfabetica senza vocali, come quella dei Fenici. I primi cinque libri, chiamati Torah, la legge, contengono i racconti delle origini, la storia dei patriarchi, il racconto dell'esodo, norme religiose e i comportamenti corretti da tenere nella vita quotidiana, compresa l'alimentazione. La Torah costituisce il cuore dell'ebraismo. Tra i più importanti simboli presenti nell'ebraismo, troviamo la menorah, il candelabro a sette bracci che rappresenta i sette giorni della creazione del mondo. La stella di David ha sei punte. Lo shofar, un corno di montone suonato durante alcune cerimonie religiose, in particolare al termine dello Yom Kippur. Durante l'esodo dall'Egitto, il Signore consegnò al suo popolo le tavole della legge, i dieci comandamenti, o meglio, le dieci parole della religione ebraica, incisi su due tavolette di pietra. Le dieci parole furono a lungo custodite in una cassa di legno di cedro della Fenicia, chiamata Arca dell'Alleanza. Furono poi poste nel tempio fatto edificare da Re Salomone a Gerusalemme, intorno al 960 a.C. L'edificio venne distrutto dai babilonesi, poi ricostruito e definitivamente abbattuto dai romani nel 70 d.C. Del tempio oggi rimane solo un tratto di muro, conosciuto come Muro del Pianto o, più precisamente, Muro Occidentale. Attorno al 2500 a.C., sull'isola di Creta si sviluppò la civiltà cretese, chiamata anche Minoica, dal nome del suo re più famoso, Minosse. L'isola di Creta si trova nel Mar Egeo, al centro del Mediterraneo orientale. Creta è l'isola più estesa e popolosa della Grecia, e una delle maggiori del Mediterraneo. Anche se il territorio è in prevalenza montuoso, l'agricoltura è una delle attività principali insieme al turismo, sviluppato grazie alle splendide spiagge. Il mare fu la vera ricchezza della civiltà cretese. La posizione di Creta, al centro del Mediterraneo, favoriva i commerci con le popolazioni delle altre isole greche e della terraferma. Il mare, inoltre, costituiva una difesa naturale contro gli attacchi dei nemici. Il territorio, prevalentemente montuoso e ricoperto da ricchi boschi, offriva legname per la costruzione di imbarcazioni. I cretesi erano un popolo pacifico e vivevano in splendide città, come Cnosso, Festo e Maglia. Ognuna era indipendente ed era governata da un re sacerdote, che viveva all'interno di un grande palazzo, centro della vita cittadina. Per questo motivo le città cretesi vengono chiamate dagli storici città-palazzo.
Intorno al 1450 a.C., la civiltà cretese scomparve per ragioni misteriose. Alcuni storici pensano che una grande eruzione vulcanica nella vicina isola di Tera, oggi chiamata Santorini, abbia causato un potente maremoto che devastò le coste cretesi. Altri sostengono che la causa sia rintracciabile negli assalti dei Micenei, un popolo di guerrieri proveniente dalla Grecia. I cretesi erano conosciuti nel mondo antico soprattutto come mercanti e abili marinai. Esportavano vino, olio, lana, ceramiche e armi in bronzo, in Anatolia, Egitto e Grecia. Le loro navi ritornavano a Creta cariche di materie prime e di altri prodotti che nell'isola mancavano, come lino, cotone, stagno, rame e metalli preziosi. Grazie alle ricchezze accumulate, potevano organizzare continue spedizioni alla scoperta di nuove rotte commerciali da percorrere. La flotta cretese era così potente da controllare tutto il Mediterraneo orientale. Questo tipo di potere commerciale ed economico viene definito dagli storici talassocrasia. Le navi cretesi erano lunghe e sottili, dotate di due timoni e di parapetti laterali. Erano mosse da una grande vela a cui, all'occorrenza, potevano aggiungersi anche 30 rematori, disposti sui due lati. I cretesi navigavano soprattutto da marzo a novembre, quando i venti erano più favorevoli. I cretesi furono anche agricoltori e allevatori. Grazie al clima mite, coltivavano cereali, viti e ulivi e, sulle colline, allevavano pecore e capre. Nelle zone montuose, i cinghiali e i cervi costituivano un'importante riserva di cibo e i boschi garantivano legname per la costruzione di attrezzi e imbarcazioni. L'artigianato cretese era molto apprezzato. Si producevano oggetti in bronzo, tessuti e ceramiche e, con i metalli preziosi, si realizzavano splendidi gioielli. I cretesi idearono un tipo di decorazione della ceramica con motivi geometrici, come spirali o cerchi, chiamato stile Camares, dal nome della località in cui furono trovati alcuni vasi. Le ceramiche venivano dipinte anche con temi naturalistici, come piante, fiori e animali. A capo di ogni città c'era il re, chiamato Minos, che viveva nel palazzo e aveva un potere assoluto. Seguivano poi i funzionari, che dirigevano e controllavano tutte le attività commerciali, agricole e artigianali. I sacerdoti organizzavano i riti principali e le grandi feste in onore delle divinità. Il resto della popolazione era costituito da artigiani, tenuti in grande considerazione per le loro abilità, agricoltori, allevatori, pescatori e marinai. Essi avevano l'obbligo di versare i tributi per il mantenimento della famiglia reale, dei funzionari e della potente flotta. Attorno al 2000 a.C., i cretesi utilizzavano una scrittura formata da geroglifici. Per facilitare gli scambi commerciali, elaborarono poi un sistema di segni più semplici da leggere e da scrivere. Questo tipo di scrittura comparve attorno al 1700 a.C., e gli storici l'hanno chiamato lineare A. Si tratta di una scrittura sillabica, formata da circa 70 segni. Sull'isola di Creta sono state rinvenute tantissime iscrizioni, ma nessuno studioso è stato ancora in grado di decifrarle. Per questo motivo, molti aspetti della vita quotidiana dei cretesi sono ancora da scoprire. Grazie ai numerosi dipinti rinvenuti sull'isola di Creta, gli studiosi hanno ipotizzato che le donne fossero tenute in grande considerazione dai cretesi. Molto probabilmente godevano di una certa libertà e potevano partecipare alle feste e ai banchetti e gareggiare nei giochi sportivi. Avevano molta cura del proprio aspetto. Vestivano con gonne e corpetti attillati e indossavano gioielli con pietre preziose. Si truccavano gli occhi e avevano elaborate acconciature. I cretesi erano politeisti. Adoravano elementi naturali, come gli alberi e gli animali, soprattutto il toro, che rappresentava la forza ed era il simbolo della civiltà minoica. I cretesi veneravano anche divinità antropomorfe, come la dea madre, considerata la creatrice della vita e portatrice di fertilità. A Creta non sono stati ritrovati dei templi. Le cerimonie religiose probabilmente si svolgevano all'aperto, poiché i cretesi credevano che l'incontro con le divinità avvenisse in luoghi naturali, come boschi e grotte. Durante gli scavi, gli archeologi hanno rinvenuto vasi,
gioielli e statuette lasciati come offerte e ceneri di animali sacrificati alle divinità. I sacerdoti e le sacerdotesse si occupavano dell'organizzazione dei riti e delle grandi feste in onore delle divinità. In onore della Dea Madre venivano organizzati riti religiosi che consistevano in esercizi ginnici molto spettacolari. Questi si svolgevano nel cortile del palazzo del re. Il più famoso era la gara acrobatica della taurocatapsia, che consisteva nell'afferrare il toro per le corna, riuscire a effettuare un'acrobazia sul suo dorso e ricadere in piedi dietro di lui. A questo rito potevano partecipare anche le donne. Grazie agli affreschi, sappiamo che i cretesi praticavano vari altri sport, come la corsa e il pugilato. La città-palazzo di Cnosso fu la più famosa e imponente. Oltre a essere la residenza del re, comprendeva più di 1000 stanze, magazzini, laboratori e cortili. Poiché il mare costituiva una difesa naturale contro i nemici, le città-palazzo non erano racchiuse all'interno di mura fortificate e poterono ampliarsi continuamente. Con questo video abbiamo finito il nostro viaggio nella storia antica per quest'anno. Spero vi sia piaciuto. Ricordatevi che i video sono a vostra disposizione per ripassare e gustare sempre di più la conoscenza di popoli e culture. A presto!